dovete essere certi senza ombra di dubbio che Marley era morto, perché in caso contrario la storia che sto per raccontarvi non avrebbe nulla di fantastico e meraviglioso. Scrooge era un vero spiloccio, un vecchio peccatore che sapeva estorcere, strappare, afferrare e fregare. Buon Natale, zio! Che Dio ti protegga! Gridò con voce allegra il nipote di Scrooge, piombandogli addosso all'improvviso, tanto che il vecchio non si era accorto del suo arrivo. Ti prego, zio, non arrabbiarti. E vieni a pranzo da noi domani. Scrooge gli rispose che avrebbe preferito morire piuttosto che andare a casa sua. Abbiamo deciso di raccogliere fondi per comprare da mangiare e da bere ai poveri. Che cifra devo segnare a suo nome? Nessuna! Io non festeggio Natale e non posso permettermi di far felici gli scansafamiglie. Dopo aver infilato la chiave nella serratura, Scrooge si trovò davanti al volto di Marley al posto del solito patacchio. Quasi volesse gridare! Lo conosco! È il fantasma di Marley! La ragazza si allontanò e i due fidanzati si separarono per sempre. Vuole sapere il suo collega. Ieri notte, credo. Temo che il funerale sarà uno spettacolo ben misero, perché non riesco a immaginare chi abbia voglia di parteciparvi. Non avrebbe potuto ricevere un'accoglienza più calorosa. Che splendida serata! Che giochi divertenti! E quanta allegria!